Buongiorno, dottore. Uè, Golica, ma ha un appuntamento oggi? No, passavo qui di strada, ho detto fammi salutare, va? Infatti mi sono fatto 7 ore di sala d'aspetto che la signora Pina. Ah, signora Pina, me ne parli. Lei ormai è in borsa d'arredamento, sta sempre lì. È vero. E niente. Vabbè, dica, che succede Dico? oggi? Dica, dica. Vado, eh. A lei la parola, prego, vai. Vado. Allora, niente, stamattina praticamente mi sono svegliato con un leggero senso di pesantezza su tutto l'emisfero destro del Però cranio. Avendo un fastidio anche a livello cervicale, probabilmente le due cose sono a collegate. livello di feci stamattina le ho controllate e le ho trovate abbastanza scomposte e Ah, frastagliate. poi sta gamba destra che continua ad addormentarsi dopo pochi minuti di cammino. Novità del momento, che forse è la cosa che mi allarma maggiormente, se lei palpa la mammella destra. Senta, si sente proprio un bozzetto, lo sente? Qua brutta dermatite, ormai proprio non mi dà tregua. È andata pure a livello inguinale, tutto quanto secondo me sono i dermosifoni, la secchezza, Soffocchio le destro. cose. Inizia a ballare, inizia a tremare tutto quanto, lo vede che vibra un pochino. La notte mi capita spesso che non mi sento più il braccio sinistro, mi si addormenta Poi tutto. sono mega sensibile a livello di cuoio capelluto e non vorrei che questa cosa mi porti poi a perdere i capelli. Dulcis in fundo, in ultimo c'è qua la situazione delle emorroidi che mi sembra veder luce, ora ormai ce la trasciniamo indietro Per il da anni. resto abbastanza bene, ecco, solo ste piccole cosette, mi sono detto vabbè, meglio sentire il parere di un esperto. Ma mi stava ascoltando? Come no? Nel frattempo da un mangiare un boccone. Allora, ricapitolando, Quindi mal di testa? quello è un corpo di freddo, mettiti il Ah, cappuccio. metto il cappuccio. E la cervicale? Dormi senza cuscino. Le feci frastagliate. Invece, quando tu stai ancora lì sul water, no? Tu la prima cosa che fai, boom, colpo di testa fortissimo allo sciacquone, mandi via tutte le feci e con loro tutti i problemi che ne conseguono. La gamba che mi si addormenta. Quello potrebbe essere un po' di reflusso gastroesofageo. Lei la sera mi eviti assolutamente i pomodori perché con quelle buccette sono micidiali. Riflusso per la gamba, che Il c'entra? corpo umano, quello è tutto collegato, è una macchina. Scusi, allora il bruciorino che c'ho qua che Lì devi bere molta acqua, almeno 3-4 litri al giorno. è? Erbozzetta alla mammella, senta di nuovo perché è clamoroso, Lì esegno una bella mammografia, per sicurezza si stiamo tranquilli. Ma la fanno per uomini? Te mando da un amico, non ti La preoccupare. dermatite? Un po' di stress. La sensibilità del cuoio capelluto, che è qua? E Leva del cappuccio. come, ma ha detto lei di mettere cappuccio? No, quella è micidiale, ti fa perdere Terribile. Ma qui torniamo al discorso del i capelli. Chiede un mal momento. di... E Susanna come facciamo? Oh, chi è Susanna? Oh. Ah, è Susanna è l'emorroidina, perché gli ho dato un nome, un nomignolo, mi sono Ah affezionato. no, ma lì quella è pepe, sale, peperoncino, alcolici, l'aria inquinata, è macello. Lì Ma l'unica cosa, lei prenda la macchina, se ne vada fuori dalla città, va nei boschi tipo Castelli, Manziana, una cosa del genere. anziana mi dici, eh? C'ho una zia là, potrei. Vada dove gli pare, l'essenziale è che lei va lì, si fa belle passeggiate nel verde, si distrae e mi si gode gli ultimi giorni che le restano. Come quei pochi giorni mi restano? Ma si fa per scherzare, Claudione! Stai una favola, dai! Mo vattene che c'è un altro fuori, su. Grazie mille, dottore. Lei è veramente un professionista, come Grazie a sempre. lei, arrivederci, Claudio. Qualsiasi cosa la posso Ma chiamare. tanto vedrà che sicuramente ci vediamo È domani. vero! È vero! Arrivederla, Dai. grazie. Amore, pronto? Sì, ho finito. Ho finito. Bene, bene. Mi ha dato degli accorgimenti da fare. Sto tornando comunque, Va arrivo. bene, amore, ciao. Ciao. Che dice il medico? No, no, ma quale medico? No, lui è uno che si prende cura degli ipocondriaci. Loro vanno da lui, si sfogano, lui li lascia parlare, gli dice due frasette fatte, e loro se ne vanno via contenti e dopo un po' gli passa tutto. Ah, vedi? Porello.